Tradizionale omaggio ieri mattina a mezzogiorno alla statua della Madonna dell'Immacolata posta nell'omonima piazza d'Adrano, presenti centinaia di persone. È stato padre Franco Granata, predicatore carmelitano, a porgere alla comunità adranita un messaggio mariano, poi la recita dell'Angelus e la benedizione impartita da Don Amedeo Cantali, parroco della chiesa San Francesco. Sono stati i vigili del fuoco del locale di staccamento ad apporre la corona di fiori sul capo della Vergine, il fazzoletto donato dai Boy Scout posto nelle mani della statua e i vari mazzi di fiori ai piedi del simulacro offerti dai fedeli. Ad omaggiare la Madonna con un mazzo di fiori anche l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Angelo D'Agate. Ma io penso che il messaggio di Maria siano proprio le ultime parole con le quali lei ci saluta nel Vangelo. Praticamente le ultime parole di Maria sono: fate quello che vi dirà, e questo è il messaggio di Maria. Vivere le parole del suo figlio, che sono sempre parole attuali in questo nostro mondo che penso abbia bisogno di riscoprire la via del Vangelo come via di pace e di rispetto e di convivenza sana tra i popoli e tra la nostra gente. Io sono calabrese, vengo però, sto nelle Marche in questo periodo, e insomma lì nel centro nord Italia la gente stenta ormai a partecipare, quindi ho visto tanta gente, e su questo è stata anche un'esperienza gratificante pure, no? Perché ho visto davvero tante persone, soprattutto la sera, partecipare, ma anche nelle messe mattutine. Poi da stamattina alle 4:30 c'è gente, quindi è una devozione popolare del nostro sud che è molto bella, che ancora vive e deve essere coltivata e alimentata. Oggi è una bella giornata che prelude alle feste natalizie. Adrano si riunisce sempre attorno alla statua dell'Immacolata, davanti alla fontana dell'Immacolata, sul cui monumento appunto sovrasta questa figura così gentile della Madonna Immacolata, che prega per tutti, in special modo per Adrano. Questo è un momento di preghiera, come sempre, come tutti gli anni, un momento anche di comunità cittadina, in cui i ragazzi, gli scout, i vigili del fuoco, i normali cittadini si incontrano così in un clima di pace, di fraternità e di speranza per il futuro.